Manuel, che partita è stata stasera con la Roma? Ah, partita difficile, lo sapevamo. Io penso è iniziato anche abbastanza bene, solo che poi si è preso gol subito sulla prima occasione, quindi l'episodio ha cambiato un po' la gara. Però poi abbiamo riniziato a giocare, abbiamo trovato il pareggio su un altro episodio, perché su una punizione ribattuta la palla è rimasta lì e ha trovato il 2-1 Pjanic. E non è facile comunque quando affronti una grande squadra che ti può mettere in difficoltà in tutti i momenti, appunto essere un po' diciamo sfortunati, perché 9 volte su 10 una punizione ribattuta va da un'altra parte, invece è ritornata lì, e quindi però non dobbiamo attaccarci a questi episodi. Come ho detto, abbiamo affrontato una grande Roma, dobbiamo prendere le cose positive e andare avanti. Non ci attacchiamo agli episodi, però guardando la partita, sul 2-1 l'Empoli sembrava davvero avesse da un momento all'altro l'occasione di trovare il 2-2, e invece si torna agli episodi, il gol di Esharawi che praticamente l'ha chiusa la gara. Sì, è andata così praticamente, non siamo rientrati secondo me benissimo nel secondo tempo, ci sono stati i primi minuti dove comunque loro hanno avuto un grande palleggio e non riuscivamo a prendere mai palla, poi invece siamo rimessi in carreggiata, abbiamo appunto provato a pareggiare la partita, no? Non è stato facile perché comunque appunto la Roma è forte anche dietro, ovunque, quindi è andata così, poi il 3-1 ha chiuso praticamente la partita. Domenica andiamo a Genova. Sì, è un'altra partita tosta. Il Genova in casa fa bene, è una squadra molto, molto tosta, molto dura. E dobbiamo comunque fare un'altra grande partita, perché comunque se no non porteremo a casa punti se non avremo la cattiveria giusta. Però secondo me siamo carichi, il gruppo sta bene e è rientrato nello spogliatoio già pensando alla prossima partita. Quindi se ripartiamo da questo Empoli-Roma, che gara è stata? Comunque è stata una bella gara, cioè, noi abbiamo provato fino alla fine comunque a vincere la partita, abbiamo subito 2 gol il primo tempo sui 2 tiri in porta della Roma, cioè, il primo gol è un gran gol, cioè, da 30 metri non ci può fare niente, poi abbiamo pareggiato e loro hanno trovato il secondo gol su una ribattuta sulla punizione. Però comunque anche il secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo spinto tanto, abbiamo preso il terzo gol nel nostro momento migliore dove si poteva pareggiare, è un peccato. La diagnosi della gara è perfetta, ma l'impressione è che davvero sul 2-1 l'Empoli ci abbia creduto, dava l'impressione di pareggiarla, sintomo che la squadra c'è anche a differenza di quello che un po' si sente dire. Sì, no, la squadra c'era, c'è sempre stata, abbiamo sempre fatto il massimo per vincere e come ti ho detto prima si è preso il gol su un contropiede dove si stava spingendo da ormai un quarto d'ora, si stava spingendo tanto, abbiamo preso il gol su un contropiede che ci ha un po' tagliato le gambe, però siamo comunque ripartiti per provare a rimettere la partita per trovare un buon risultato, scusami. Roma comunque va dalle spalle, adesso la testa va alla trasferta di Genova. Sì, dai, adesso la partita è giocata, rivedremo in settimana gli errori che abbiamo fatto come sempre, però dobbiamo preparare la partita di Genova al meglio. Il calcio è fatto di episodi, anche stasera hanno fatto la differenza. Sì, le partite le cambiano gli episodi, noi secondo me si è fatta una buona gara e in alcuni frangenti non siamo stati bravi a concretizzare il momento in cui forse avevamo in mano la partita, poi ci sta di soffrire una squadra così, così forte, peccato perché secondo me alla fine non si era concesso tantissimo a loro e in alcuni episodi potevamo essere un po' più bravi ma anche un po' più fortunati. Perché stasera abbiamo davanti una Roma che viene da 5 vittorie consecutive, insomma non è che c'era una squadra in crisi. No, la Roma è una squadra di un potenziale incredibile perché forse a livello di qualità di giocatori insieme alla Juve è la più forte del campionato, quindi ci sta di passare dei momenti in cui la palla non la vedi mai con gente come Pjanic, Nainggolan, Salah. Sono giocatori di grande qualità, ora viene da un momento più che positivo, si sono dati una grande riorganizzata con l'arrivo di Spalletti, però il rammarico c'è perché era una partita che si poteva fare risultato. Inevitabilmente adesso testa Genova, testa la trasferta di domenica prossima.
Sì, dobbiamo pensare partita per partita, non guardare la classifica che seppur è buona, il momento che è negativo perché non vinciamo da mi sembra 8 partite, però pensiamo partita per partita e a fare la prestazione che secondo me oggi c'è stata, poi arriverà il momento in cui saremo più bravi e più fortunati e rincominceremo a fare punti.